Cari amici, ben ritrovati. Al settentrione continua l'azione di instabilità, accentuata ulteriormente dall'inserimento graduale di una saccatura che sta determinando un aumento dell'attività temporalesca, confinata al momento a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, ma da domani dovrebbero essere interessate anche le pianure del nord. Domenica, dalla saccatura si isolerà una goccia fredda in quota, con perno sulle regioni centrali, che rinnoverà condizioni di moderata instabilità tra nord e centro, con conseguente calo termico di circa 4-5 gradi. Ma vediamo adesso la situazione climatica per la giornata odierna. Tempo instabile, come detto, al settentrione. Al centro e al sud, invece, condizioni di bel tempo e caldo ancora intenso, con picchi di 37 gradi. Sulla nostra provincia, giornata caratterizzata da cielo sereno e soleggiato. Le temperature si porteranno ai 30 gradi nei valori massimi previsti alle ore 17 e minime di 26 alle ore 5. Venti deboli soffieranno da nord-nord-ovest, con il mare nello stretto di Messina poco mosso. L'intensità solare più alta si è registrata alle ore 14 con un valore UV di 9.4. Sul versante tirrenico, giornata serena e calda. Le temperature si porteranno ai 31 gradi diurni e 22 nella notte. Venti deboli soffieranno da nord e da sud-sud-ovest nella sera, con il mar Tirreno poco mosso. Sul versante ionico, giornata serena e soleggiata. Le temperature si porteranno ai 30 gradi diurni e 24 nella notte. Ed i venti deboli soffieranno da sud-sud-ovest e da ovest-nord-ovest nella notte, con il mar Ionio poco mosso. Nella giornata di sabato 23 luglio, tempo instabile al nord, specie su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Appennino Ligure, dove sono attesi rovesci e temporali anche forti. Al centro nuvolaglia, con possibili acquazzoni sul nord Sardegna. Soleggiato e molto caldo al sud. Sulla nostra provincia la giornata si presenterà prevalentemente serena e soleggiata. Le temperature si porteranno ai 30 gradi nei valori massimi previsti alle ore 16 e minime di 26 alle ore 23. Venti deboli soffieranno da nord-nord-est, con mari poco mossi. L'intensità solare più alta si registrerà alle ore 14 con un valore UV di 9.4. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.